Un calorosissimo saluto agli amici ed amiche della Pallanuoto che seguono questo piccolo spazio del punto della Calottina. Questa sera parleremo di un argomento che sta impazzando in tutte le edizioni web e non solo, ovvero, come avrete letto, delle polemiche derivate dalla segnatura, dalla marcatura non concessa al giocatore della Ravinantes Bogliasco Gambacorta, che ha provocato delle reazioni in vasca e non solo da parte di dirigenti accompagnati dal pubblico, non così proprio come dire oxfordiane, chiuse poi con la stangata del giudice sportivo che ha inflitto, oltre a pesante giornate di squalifica ai dirigenti accompagnatori coinvolti, anche alla giornata di chiusura della Vassallo per una sola giornata per di intemperanze proprio del pubblico stesso. Ovviamente la società boiaschina ha già annunciato dei ricorsi legali per tutelare la propria immagine. Nel frattempo non ci resta che analizzare l'argomento, perché di episodi dubbi durante la stagione se ne sono stati tantissimi. Io cercherò in questi pochi minuti a disposizione di elencarvi i principali episodi, dubbi che sono capitati nelle varie piscine italiane in questa prima metà di stagione di A1. Cominciamo subito. Allora, il primo episodio è accaduto alla terza giornata di A1 alla piscina Manara di Busto Arsizio tra BPM Sport Management e Pallanuoto Trieste, nella quale l'allenatore della squadra casalinga Marco Baldinetti è stato espulso per proteste quando in realtà stava rimproverando un giocatore nella fattispecie, Arnaldo Deserti. Vabbè. Episodio successivo, sempre coinvolta la società giuliana, stavolta in casa contro la Canottieri Napoli alla quarta giornata di A1, con un'espulsione per limite di falli di Guimaraes, accusato di aver fatto un fallo su un centroboa partenopeo, quando in realtà c'era Jurisic che era uscito pulito sulla palla caduta al centro. E anche qui grandi proteste in quanto l'assenza del giocatore brasiliano ha pesato sul risultato finale. Sesta giornata di A1 coinvolge ancora la squadra di Piccardo nella gara casalinga contro la Arenantes Florenzia, con un rigore netto negato per fallo su Popovic, che poteva permettere ai giuliani di chiudere con largo anticipo il match, vinto ugualmente appunto dalla squadra di Piccardo. Settima giornata di A1 alla Zanelli di Savona, i biancorossi contro la Pallanuoto Trieste, con un'espulsione a palla lontana da pochi secondi dal termine, subita da Trieste, il quale nell'azione di inferiorità numerica subisce il gol del cosiddetto match ball siglato da Milakovic, che consegna al Savona i 3 punti e la vittoria casalinga agli ultimi secondi, esattamente a 4 secondi dalla fine. Proseguiamo il nostro excursus stagionale rimanendo sempre alla settima giornata di A1 con la Canottieri Napoli contro la Ravinantes Sori, dove Cavallini a fine match mette in evidenza un totale di 17 espulsioni contro i suoi ragazzi, nonostante l'utilizzo di una zona M utilizzata appunto per evitare l'aumentare di espulsioni contro. Però alla fine è andata male al povero Cavallini. Andiamo avanti. Ottava giornata di A1, Rarirante Sbogliasco contro BPM Sport Management, finale convulso nella quale il Bogliasco era in situazione di parità, con Guidalli che va in controfuga e subisce fallo d'espulsione. Lo stesso giocatore che commette fallo allontana la palla e non viene concesso il rigore che vige da regolamento, in quanto è un atteggiamento, diciamo un comportamento antisportivo che di norma va punito con il tiro di rigore dei 5 metri, cosa non concessa, ma nonostante questo l'azione è proseguita e non è andata a buon fine, con il Bogliasco che si è dovuto accontentare del singolo punto. Sempre per l'ottava giornata di A1,
Lazio Nuoto contro Canottieri Napoli, con l'ormai celebre, purtroppo famoso colpo al setto nasale subito da Velotto, non sanzionato dai direttori di gara in quanto considerato accidentale. E questo magari può essere vero, come non può essere vero, però fatto sta che il colpo il povero Velotto l'ha subito. Nona giornata di A1, sempre la squadra di Zizza protagonista, stavolta in casa contro la Rarinantes Boiasco, con la rete fantasma di Maccioni nel terzo quarto, e in particolare l'intervento falloso di Monari su Baraldi a 10 secondi dal termine, giudicato regolare con espulsione di Zizza per proteste. Proteste reiterate anche nel finale di partita, ai microfoni di Rai Sport, che gli hanno concesso di rivedere l'azione, lamentando la presenza di un fallo di espulsione. Decima giornata di A1 con Rariantes Sori contro Savona, una partita, diciamo, dalle doppie fasi, nel quale il Sori ha dominato a fasi alterne il match e nel finale si è trovato anche ad affrontare delle decisioni arbitrali piuttosto dubbie, con delle espulsioni che sono state giudicate addirittura imbarazzanti dalla società sorese. Andiamo verso la fine delle partite di A1 disputate sinora, con l'undicesima giornata nella quale l'Acqua Chiara affronta Brescia. Ormai diventata famosa più per il colpo del Brescia a Napoli che per la rissa sfiorata in vasca tra Rizzo e Scotti Gallette, nella quale è intervenuto il capitano dei Partenopei Ferrone, che si è beccato una squalifica dal giudice sportivo, oltre all'uscita dalla vasca insieme a Rizzo. Appunto, la cosa che ha colpito è che Ferrone è stato squalificato per una giornata con la scusante di essere il capitano e di essere intervenuto direttamente dalla panchina per dare manforte ad un compagno che stava avendo un diverbio contro l'avversario, stesso avversario Valerio Rizzo, che invece se l'è cavata con un ammonimento con diffida. Rimaniamo alla stessa giornata nella partita tra Canottieri Napoli, VPM Sport Management, con a fine partita delle dichiarazioni al vetriolo di Marco Baldinetti, che lamenta le quasi doppie espulsioni subite rispetto alla Canottieri. Per fare un rapporto erano 14 contro 8, e lamentava della giustezza dei due rigori concessi agli avversari, cosa che a giudizio di tanti era corretta, però vogliamo rimanere nell'ambito del dubbio, soprattutto per chi non ha avuto modo di assistere al match. Andiamo all'ultima giornata disputata sinora, con i due match che hanno, diciamo, ravvivato il problema degli arbitraggi. Il primo match a cui anch'io ho avuto modo di assistere, Rarinantes Sori contro Pallanuoto Trieste, un episodio che ho avuto modo di analizzare settimana scorsa nel punto della calottina, nella rubrica interna Il caso del giorno, con un rigore concesso a Trieste molto 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 dubbio, diciamo un po' di larga manica, e soprattutto il finale di match con un giocatore del Sori che subisce un colpo alla testa dall'avversario, che aveva fallito la superiorità numerica che poteva dare a Trieste la vittoria finale con largo anticipo, e che nel colpo subito non è riuscito dunque a riprendere i giochi per avere un attacco posizionato un attimino più ordinato e permettere magari al Sori di pareggiare il match. Gli arbitri, nonostante i richiami dei giocatori in vasca di almeno interrompere il gioco per soccorrere il giocatore che è rimasto per qualche secondo a toccarsi la testa, anche in modo abbastanza evidente, il match è andato avanti e Trieste ha potuto usufruire dell'errore nell'ultima palla giocata dal Sori e quindi portare la vittoria a casa. Ultimo episodio, appunto, la rete non concessa a gamba corta, nonostante i giudici di linea
posizionati appunto sulla linea di fondo abbiano segnalato la marcatura a entrambi i direttori di gara. Io proprio su questo episodio vorrei fare una piccola citazione di un utente che ci segue tantissimo, molto affezionato, che si chiama Mario Rossi, che saluto, che testualmente dice: l'arbitro, come il giudice, è peritus peritorum, ovvero si avvale di consulenti tecnici, ovvero gli indigeni, tra virgolette, giudici di linea, ma non per questo, soprattutto quando regolarmente piazzato, come appunto nel caso evidenziato dal filmato di Sponda Savonese, si deve ritenere vincolato alle loro conclusioni. Ovviamente. Molti sono i c'è il partito di chi dice è entrato, chi non è entrato. Io dico semplicemente: per me è entrata la palla. Poi, ovviamente, questo non lo potremmo mai sapere visto che non ci sono le strumentazioni adatte per fare le corrette analisi. Per chiudere, non voglio prodigarmi sulla 2 perché, anche se si è giocato solo per 3 giornate, la terza si è giocata proprio scusate, per 4 giornate, la quarta si è giocata proprio quest'oggi. Non mi voglio prodigare perché ce n'è per i prossimi giorni. In ogni modo, il lavoro fatto questa sera, questa opera di sintesi, è semplicemente per dimostrare che la nostra disciplina non ha bisogno di nuove regole astruse, decise così di punto in bianco, senza neanche chiedere il parere di tecnici e giocatori, ma semplicemente di un sistema di giudizio efficiente, fatto di persone competenti e preparate, nonché aiutate da apposite strumentazioni, come molti dicevano dell'instant replay, usato anche nel basket, che potrebbero essere utili a facilitare il loro già complicato lavoro. In più, anche una maggiore trasparenza a posteriori non guasta, in quanto le punizioni inflitte dal giudice sportivo fungono non solo da sanzione a norma di regolamento, ma soprattutto hanno un valore etico, in modo da spingere giocatori che non hanno avuto sanzioni a non farle e a dare anche insegnamenti ai più giovani di non emulare determinati comportamenti perché hanno come risultato appunto la non presenza in vasca nelle partite a seguire. Se pensiamo appunto a questi episodi, quelli più eclatanti, direi che siamo molto lontani dall'ideale, vista anche la moltitudine di episodi visti, e ce ne sono tanti altri che non ho sulla quale non mi sono voluto soffermare più di tanto perché sono delle piccole minuzie, ma dai una, dai due possono anche decidere un match. E ritornando a prima, il lavoro su questo aspetto riguardo alla trasparenza e alla competenza dei giudici, direi che ce n'è tantissimo da svolgere, ovviamente sempre che i soggetti coinvolti ne abbiano voglia. Spero che il messaggio sia chiaro, soprattutto su questa frase ultima. Io con questa disamina chiudo il mio 2015 dandovi appuntamento dopo la Befana con l'inizio degli europei di Belgrado, previsto per i primi di gennaio, appunto. Pertanto non mi resta che augurarvi delle felici feste da passare con i vostri cari ed un buon inizio di 2016. Un abbraccio e un saluto dalla Carotina Parlante.